24 febbraio. Non siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. Secondo Pietro 1,16. C'era una volta. Con questa frase molti di noi sono cresciuti, tra favole e racconti prima di dormire. I racconti biblici, però, non sono fiabe abilmente inventate, frutto di fantasia religiosa, e nemmeno leggende o miti del passato. Essi sono verità, fatti realmente accaduti. Sono fatti che tutti, piccoli e grandi, dovrebbero sapere. Testimoni oculari hanno trasmesso attraverso gli scritti ciò che hanno visto e udito. Perché è così importante leggere la Bibbia? Per conoscere il messaggio che essa riporta, utile e necessario per la felicità eterna dell'uomo. Non è favola, ma realtà. Dio esiste e non ci ignora, tutt'altro. Opera con potenza nella tua e nella mia vita. Ha cambiato le esistenze di milioni di persone, colmando con la sua meravigliosa presenza vuoti indescrivibili. La buona notizia dell'amore di Dio è valida anche per te. Quando leggi dei miracoli di Gesù non pensare, era per gli altri, era per quel tempo. Dalla Bibbia comprendiamo che Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, e che il suo amore non cambia mai. Anche questa è verità, e non una favola. Credilo e trova vero riposo. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.